Su Ali per viaggiare trovi un'ampia selezione dedicata a foto, mappe e consigli per il tuo viaggio. Scopri nuove ed affascinanti mete. Visita il nostro sito. Diamo intanto una prima occhiata a quello che è il contenuto della scatola, anche per rendersi conto un po' di quello che andremo ad affrontare. Ecco, all'interno della scatola, come vedete, ci sono le istruzioni che riportano le modalità di montaggio, le sequenze da montare e in finale anche come attaccare gli adesivi e i colori poi da applicare, alcuni dei colori perché non sono tutti i colori che poi noi andiamo ad utilizzare che abbiamo comprato come da specifiche che ho visto sul sito di Litaleri che accompagnano comunque la descrizione del modellino. Le descrizioni sono molto dettagliate e quello che possiamo assolutamente vedere è che il montaggio della moto è veramente complicato, con particolari che rappresentano quasi la realtà, insomma ci sono tutti i pezzi, manca soltanto praticamente l'imbiellaggio, i pistoni e l'imbiellaggio, poi per il resto sembra esserci quasi tutto. All'interno appunto troviamo le decal, quelle che sono poi le decal da aggiungere poi in fondo quando avremo finito di montare e dipingere il modellino, e poi abbiamo tutti quelli che sono i vari pezzi e componenti che dovranno essere utilizzati. Componenti che, pur essendo comunque la moto in scala 1 a 9, quindi comunque abbastanza grande, come possiamo appunto vedere anche dalle gomme, però presenta dei componenti molto piccoli. Qua abbiamo addirittura la catena corona pignone, che è molto piccola e che ha uno schema di montaggio molto particolare. E poi abbiamo tutti i vari pezzi della moto, appunto diciamo le gomme con la parte poi dei cerchi e delle varie freni a disco, corone varie che saranno tutte da dipingere, le ruote, le copertoni che sono in gomma con i soffietti delle sospensioni, anche quelli in gomma, e poi la parte del serbatoio, delle selle, carene varie della moto bianche che comunque dicevamo saranno tutte da dipingere. Qui abbiamo poi altri particolari, molle e viti varie che servono per fissare, per bloccare e per dare realismo al modellino. Quello che è importante in questi casi è di seguire in maniera scrupolosa quelle che sono le istruzioni di montaggio, soprattutto usare guanti di velluto, nel senso di non andare a lavorare con delicatezza tagliando i pezzi uno per volta con le tronchesine che sono necessarie, con tutto quelle che sono le cautele del caso. Qui abbiamo invece tutti quelli che sono i colori necessari per colorare, dipingere la moto per renderla più realistica possibile, con il diluente e ovviamente la colla per assemblare il tutto. Vediamo passo passo, non faremo le riprese continue di tutto il montaggio, lo faremo a tappe e poi vedremo il risultato finale, sperando che sia degno per essere poi inserito nella collezione, ma perché poi onestamente l'idea di ampliare quelle che sono le moto della Dakar, perché l'idea potrebbe essere anche quella di creare una sorta di diorama ed affiancare all'Elephant 850 di Hubert Auriol anche un'occhiata di massima a tutti quelli che sono gli attrezzi utilizzati. Beh, fondamentale gli occhiali con la lente di ingrandimento, che si sono indispensabili, tutti i vari strumenti di taglio, di rifinitura, di avvitatura, ok, poi vabbè, i colori, tornino con solvente per pulire i pennelli, la giottolina dell'acqua per le decals e poi tutto quello che può servire, questa è un po' la panoramica, però diciamo che la cosa più importante sono stati questi qua, molto importanti.
iniziamo una prima fase di tintura. Abbiamo già iniziato a tingere la corona posteriore, anche perché non esiste una corona anteriore, come potete vedere. E adesso procediamo. Come vedete, non abbiamo smontato i particolari dal telaio perché è più facile così dipingerli. Adesso procediamo con cautela a dipingere invece, per quanto riguarda l'impianto frenante, i due dischi freni. Due dischi freni che devono essere tinti soltanto nella parte superiore, quella che normalmente è chiara. La parte esterna, scusate, che normalmente è chiara. Quindi procediamo col nostro colore che abbiamo già diluito. Procediamo quindi con attenzione alla colorazione. E non è complicata questa parte qua, perché oltretutto il disco ha i forellini che dovrebbero rimanere aperti. La prima passata di colore ai raggi, poi procederemo con l'assemblaggio dei cerchi e al montaggio di copertura. Procediamo quindi con il montaggio dei pezzi del basamento del motore e poi di tutto il resto del motore, che poi dovrò dipingere nel colore metallico giusto, adeguato. È abbastanza emozionante comunque il montaggio della moto, perché sono tutti pezzi che sono identici o molto simili alla mia vecchia Elephant 750, quindi la Marcord è molto emozionante. Terminato il montaggio del motore, proseguiremo poi con il resto della moto. Praticamente, controllando i pezzi, mancano appunto soltanto le parti interne di cambio, pistoni, imbiellaggio e valvole, poi il resto della moto c'è tutto. Sarà un lavorone. Montato anche il coperchio della distribuzione desmodromica delle cinghie, mi ero dimenticato. Adesso è a posto. Montaggio dell'ammortizzatore posteriore. Ed eccolo qua, l'ammortizzatore posteriore montato, che è oltretutto, se vogliamo vedere, funziona. Monoammortizzatore con i leveraggi assemblati. Leveraggi che funzionano. Procede l'assemblaggio delle parti. Qui abbiamo già montato forcella e forcellone, che sono stati dipinti e che quindi in questo momento sono in fase di essiccaggio. Forcella ovviamente funzionante, poi faremo vedere. E se il video vi è piaciuto, vi invitiamo ad iscrivervi al nostro canale e a cliccare sulla campanella. In questo modo, quando pubblicheremo un nuovo video, riceverete la notifica.